Giungono i primi dati ufficiali sugli arrivi in Veneto dei profughi in fuga, a comunicarlo il presidente Zaia, che parla di angoscia per una guerra che sta colpendo pesantemente i civili. Il numero totale delle persone giunte nella nostra regione, secondo quanto raccolto dalle prefetture, 5.900 unità. Donne e bambini rappresentano l'85% degli arrivi. Anche gli ospedali sono attivi per le cure sanitarie, 20 pazienti presi in cura, di questi 6 adulti, 14 bambine con patologie, per lo più risultano oncologiche. Nella giornata del 17 marzo, effettuati 714 tamponi per un totale di 11.331. Le persone che sono state sottoposte sono state suddivise in minori tra 14, 15, 49 anni, over 50. Sono state effettuate 1.040 vaccinazioni, di cui 861 anti-Covid. Sono in aumento le offerte di alloggi da parte di privati che hanno compilato il form nel sito della Regione Veneto. Anche le donazioni sono in crescita, raccolti ad oggi 505.000 euro a fronte di 2.692 offerte.